Eccoci qua con Matteo Piano, grande capitano, purtroppo ancora non è entrato in campo per i postumi di un intervento al ginocchio. Teo, siamo 1-1. Ha giocato molto meglio Piacenza oggi. Milano è calata, a mio parere, molto al servizio, a parte qualche colpo di Ishikawa e di Loser. E abbiamo subito tanto in ricezione e diciamo che è andata nell'oro proprio Piacenza. Sì, hai fatto una buona analisi. Piacenza è stata un crescendo molto bello, ne ha già loro, e noi sì, forse è vero, col servizio abbiamo avuto degli exploit, però siamo stati proprio in collina, no? Certo. Forse soprattutto verso la parte finale, sì, ci è mancato il fatto quando ti manca anche una continuità di cambio palla, poi dopo, no, credo, ne parlavamo adesso un po', è stato un set molto brutto quello finale. E quello che ho detto io adesso ai ragazzi è: teniamoci quello che c'è di buono con cui ripartire verso la prossima settimana. Alla fine è anche il bello dei playoff, a me sarebbe piaciuto tanto vincere la seconda gara in casa. E non è stato così, però dai, siamo 1-1, c'è gente che credo stia peggio, anche per la Luisiente parlando, quindi sappiamo che era importante questa partita in casa nostra, ma che l'abbiamo approcciata con un buon primo set. E poi sì, secondo me abbiamo fatto un bel po' di errori, oppure di non punti, un po' tutti. Quindi di squadra andremo a gara 3, perché è così che si esce, no? Dalle cose. Allora, io ho sottolineato un punto fondamentale che abbiamo come Allianz subito nel secondo set, che è stata una difesa di Catania, un attacco fuori che lui ha sfiorato per prenderlo, quello con un break di 4 punti di Ishikawa, quello è stato un punto veramente fondamentale, e da lì è iniziato il declino. Che attenta analisi! No, allora io guarda, non ho avuto questa... penso sempre che ci siano dei punti in alcuni momenti che ti ricordi di più. Però quello, che vorrei qualcuno prima, è uguale, sempre uno è solo che quando ti avvicini alla fine il punto... pesa di più il punto perso, però è sempre un punto perso, quindi io voglio darci questa dose di fiducia, secondo me. Comunque chiudo dicendo, come ho detto prima, di sicuro i tifosi non troveranno un'Allianz dimessa e nemmeno una Blue Energy che vuole perdere, vero o no? Assolutamente sì, ma io guarda, l'unica cosa positiva è che torniamo qua. È a gara 4, quindi ritorniamo in questo palazzetto che io invito a riempire, perché è bello, lo dicono tutti, non solo io che sono qua il capitano e quindi conto come il 2 di picche perché non sono obiettivo, ma è vero. Quindi dai, Giorgio, invitiamo la gente, venite al palazzetto a gara 4, venite anche a Piacenza sabato prossimo, però a gara 4 è ancora più importante, se siete qua, venite qua. Bene, diamo appuntamento al prossimo match qui all'Allianz Cloud domenica prossima. Un caro saluto a tutti.